Ciao ragazze, allora un nuovo video oggi con il nostro super ospite, ossia il patatone. Allora siamo qui per scartare insieme il mega pacco che è arrivato martedì da Lidl Italia. Ragazzi, io ringrazio veramente tantissimo Lidl Italia per questo enorme pacco, cioè messo benissimo, tutto incartato bene. È stato fantastico, è stata bella anche l'idea di unire i prodotti cosmetici a prodotti alimentari. Io veramente sono stata contentissima, grazie veramente a tutte le ragazze del team. E visto che comunque è un pacco tutto a tema San Valentino, come potete vedere anche da voi, ho pensato di scartarlo insieme al patatone. Ragazzi, mi sta dicendo lei, prima di iniziare il video mettete un pollice in su, sennò mi rompe le spalle a me. E iscrivervi al canale, sì, il suo. Volevamo farvi vedere prima tutti i prodotti questi qua mangerecci, perché comunque vedrete che ci sono dei prodotti mangerecci, ma anche idee regalo per San Valentino, e poi tutti i prodotti cosmetici, come ad esempio questi qui di Sien, che sono sia da uomo che da donna. Ve l'ho detto ragazzi, siamo mangiati tutti. Visto che proprio hai questi in mano, iniziamo. Praticamente questi sono i chocolate truffle assorti. L'italiano su cioccolatini assortiti al gusto di fragola, cioccolato. Sono un mix di cioccolatini. Qui ad esempio li abbiamo mangiati tutti questa settimana, perché tipo lui veniva la sera a casa, ne prendeva uno o due. Secondo te, cioè, quali erano i più buoni? Quelli al cioccolato. Quelli al cioccolato. La fragola mi piace. A me la fragola dopo un po' tipo mi stomacavano, però comunque quelli al cioccolato, cioè, sono fantastici, buonissimi. E il prezzo di questi prodotti qui è di 1-2 euro massimo e contengono 162,5 grammi di prodotto, e secondo me sono comunque un'ottima idea regalo, magari da mettere insieme a qualcos'altro per San Valentino. Vabbè, dai, passiamo a quelli che ti piacciono tanto a te, patatoni, ossia i suoi cuori gommosi. Sì, i With Love Jelly Sweets sono praticamente sì, e sono praticamente questi cuoricini tutti gelatinosi. Queste sono buone. Ad esempio a lui piacciono tantissimo. La confezione contiene 500 grammi. Quanto costa? 2,49 euro. Almeno qua sta scritto. Poi l'ultimo prodotto, che non è comunque di cosmesi, faccelo vedere patatoni, è questo qui. Ossia, vedete questo set di tazze, in cui praticamente adesso lo apriamo insieme per la prima volta. Tazza per lei, la tazza per lui, i cucchiaini che sono davvero carinissimi, e poi questi piccoli piattini qui che, cioè, diciamo, servono per mettere un dolcetto o per poggiare il cucchiaino dentro, oppure per l'infusore del tè. Tranquillo, è così pure a casa. Comunque questo set è davvero carinissimo e è fra tutte le idee per i regali di San Valentino. E comunque, oltre a queste tazze qui, c'è anche un altro set di cui vi metto la foto qui da qualche parte, in cui ci sono tipo i baffi, le labbra tipo rosse, e sempre il piattino e il cucchiaino. Poi vi segnalo al volo altre idee per San Valentino, che sono praticamente le cornici portafoto, prezzo 3,99 euro, che sono veramente carinissime. I peluche che vengono 3,99 euro un pezzo, i portachiavi 2,99 euro al pezzo, gli stampini in silicone tipo rossi a forma di cuore, molto molto carini, che. Svuotiamo quindi il pacco, che come vedete è quasi vuoto, e qui praticamente Lidl ha pensato di, diciamo, di inviarmi i prodotti uomo e donna. Adesso i prodotti uomo naturalmente ce li illustrerà con la sua dolce vocina al patatone, mentre quelli da donna ve li dirò naturalmente. Iniziamo assolutamente con queste, che sono le maschere Sien Moisturizing Aqua Mask Aloe Vera and Jojoba Oil. Sono queste confezioni monodosi, vedete, che praticamente contengono 8 ml di prodotto l'una. E ragazzi, io sto un attimo guardando l'inci, vi dico che non è un granché. Questi tipi di maschere non le acquisto mai, perché ne ho provate una volta una confezione, ma mi hanno fatto diventare la pelle praticamente tutta rossa. Forse sono io con la pelle sensibile. Quindi fatemi sapere naturalmente anche, cioè anche voi nei commenti, se voi vi siete trovate bene, se vi è piaciuto. Poi abbiamo Cien Men. Cien Men. Shower Gel Shampoo 2 in 1. Ok, praticamente sì, come dicevo. È una fragranza dentro. Sì, bravissimo. Sentilo, se ti piace l'odore. È fresco. Più fresco, a te ti piacciono più dolci forse, vero?
no. Sembra Pino. Wow, no, sembra non è Pino male, Silvestre. Dai. Sì, certo. Dermatologicamente che... testato. Ma Sien, diciamo, è abbastanza buono nel senso che è proprio controllato. Pure 300 ml di prodotto, quindi è pure abbastanza grande. È vero, la confezione, vedete, è proprio molto molto grande. E ha un paio di prodotti. 12 ml. Quindi 12 mesi. Volevo un attimo leggere l'inci anche per chi come me è più attenta a queste cose. E ragazze, purtroppo contiene poliquanterum 7, poliquanterum 10, sodio lauretano sulfato, quindi è molto allergizzante, PEG, e non ha proprio un buon inci. E passiamo ad un prodotto di cui non vedevo l'ora veramente di parlarvi, ossia del profumo Sandley Diamond. Come sapete io adoro i profumi della Lidl, soprattutto questi della linea appunto Sandley, e questo non è uno di quei profumi che esce, diciamo, in limited edition, ma è quello che si trova appunto in collezione permanente sempre tra i prodotti Sien, ed è praticamente il dupe di Hugo Boss Parfum. Comunque, se poi interessati, vi ho fatto un video in cui vi ho detto tutti i profumi dupe e ve lo lascio naturalmente qui sopra. Dopo appare solo. E comunque tra tutti è quello che ha una fragranza più fresca e talcata. Sinceramente a me, visto che adesso un pochettino mi conoscete, sapete che io amo per lo più i profumi dolci, però sicuramente per tutti i giorni è una buona fragranza. E quando sono stata all'evento, quello a Milano, ho notato, spruzzandolo anche un pochettino, che è quello che dura meno. Comunque la confezione contiene 50 ml di prodotto. Lo faccio vedere anche un attimo aperto. E vedete, all'interno è così, quindi molto molto carino. CMN Hydrogel 24 ore hydration. Ah, avevamo detto quello che abbiamo visto a casa, ossia, diciamo, è una crema per il viso da uomo idratante. Tonifica e rinfresca. 24 wow. ore di rinfresco. Vediamo com'è la confezione all'interno. Wow, proprio vedete la confezione a pompetta, così. Ah, quindi secondo me è anche molto igienico da mettere sul viso e si può anche dosare meglio il prodotto. La confezione contiene 50 ml di prodotto. Però è carina la confezione, secondo me è tipo più comoda. Io comunque lo vedo, essendo un prodotto fresco, lo vedo anche molto adatto post rasatura. L'ultimo prodotto poi da donna, diciamo, è il Kering Color Color Brilliance for Colored Hair. Se hai una richiesta, faccio la Lidl, siamo in Italia, scrivete in italiano. È uno shampoo per capelli colorati, contiene 300 ml di prodotto e ha un pao di 12 mesi. Come vedete la confezione, come ci diceva anche prima il patatone, è molto molto grande. E ragazzi, però anche questo shampoo non ha un buon inci, in quanto contiene sodio lauret sulfate, anche in questo caso benzoato, profumo in alta posizione che secondo me tende anche a seccare un pochettino i capelli. L'ultimo prodotto è invece un balsamo post rasatura. Lo scattiamo insieme, patatone? Beh, bella la confezione, bella grande, quindi praticamente è un aftershave balm, che vuol dire? Balsamo. Bravissimo, quindi non è quello, per capirci, alcolico, ma è quello proprio in crema. Non è quello alcolico. Cioè, nel senso, che tu vai in profumeria, ad esempio, del profumo che piace a te, Dolce Gabbana, ci potrebbe essere il dopo barba alcol, che è quello liquidino, oppure questo in crema. Io ho notato che voi uomini adorate più questo, perché dite che l'aftershave con l'alcol vi fa venire il viso rosso e vi proprio irrita, perché appunto c'è tanto alcol. Questo invece, essendo il balm, ti piace il profumo? La confezione contiene 100 ml di prodotto. Ancora, lasciateci un altro pollice, che se no me leva l'anima, per favore, vi prego, fatelo per me. Iscrivetevi. Aiuto. Anzi, raggiungiamo i 100 mi piace, domani mattina faccio svegliare le senze mamme. No, vabbè. Dai, che se ci riusciamo comunque, in una serata. Comunque, a parte tutto, io voglio che lasciate un pollice in su, non per me, ma per il patatone, perché praticamente questo video un po' arriva anche per incoraggiarlo. Da poco ha cambiato lavoro e praticamente il lavoro che va a fare è un po' legato anche a Lidl Italia, in parte, che lui porta tutte queste confezioncine qui nei negozi del centro Italia. Posso dire? Lui praticamente fa il trasportatore per Lidl. Comunque noi vi mandiamo un bacio grande. Ciao ragazze. Ciao. Pollice in su. Ancora, basta. L'hanno capito.